Ma salve a tutti, salve a tutti, eccoci prontissimi siete, prontissimi, vi vedo che siete prontissimi. Buon pomeriggio Salvinase, Stefania Sedef, Grace Grace, Maria Giovanna, Angela Tea, Dime J, meno uno al Prime, grandissimo. Martinica, scusa, ciao, benvenuta, grazie per il follow poco fa, Gerni Policoro, grazie, benvenuta. Maria Giovanna, benvenuta tra i follower. Ciao, 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 prontissima Panna. Paola Sab, ce l'ho fatta, buonasera a tutti. Adesso faccio quasi qual concerto di grado zero col countdown e io ti ho accontentata, buonasera. Quest'ora sono al lavoro, la vedrò a tratti. Mi dispiace, oggi è in esclusiva, ragazzi, oggi faremo esclusiva live. Intanto, come vedete, abbiamo un ospite d'eccezione. Vasco Rossi. No, oh, Vasco Rossi ci sarai. Vabbè. Oh. Ciao ragazzi, ciao Stefani, come va Fai ragazzi? cose serie, Vasco Rossi. Allora, Ciao. Buonasera, ragazzi. prima che la Sto in anonimato. live prenda una piega strana, ve voglio leggere una cosa. E Bravo, so preparare pure i foglietti. pure te con i foglietti, sai. Dai. Va bene, allora. Dai, su, rientra per favore nel No, tuo no. personaggio. Non dite niente a nessunissimo. A nessunissimo, oggi c'è proprio l'esclusiva massima. Vi Guardate, sentite? mi sono Vi messo quello. sentite? Si sente un po' di rimbombo. È in bombo. Rimbombo. Qual è in bombo, ragazza? No, non ce l'abbiamo in bombo, eh. Vuol dire rimbombo? Forse perché è un po' lontano il microfono e lei parlava da lontano, forse questo. Però, E ma che calma, rimbombo? calma. Ma che rimbombo? Allora, vi voglio leggere una cosa prima di cominciare questa live, perché poi andiamo subito al dunque, come si dice a Roma. Può essere tonda o cotta, al forno o legna. Al trancio si discorsa scappa via. Portata a casa o presa in pizzeria, dell'italiana tavola è l'insegna. E non ce vo' chissà quale archimia, ni manco un cuoco bravo che l'ingegna. Dell'olio buono e una farina degna, per resto basta un po' di fantasia. Focaccia, margherita o qua sarciccia, fiori de zucca, bufala e pachino, 4 stagioni, si più te scapriccia. Pure che te la gusti al tavolino, dai posa a sta posata che te impiccia, usa la mano, essi capitolino. Sì, capitolino. Benvenuti nella live Pizza romana. Pizza Romana. Marco, prima di iniziare a fare sul serio, puoi mettere il link allo shop su Amazon, su Telegram? Thanks, certo, lo facciamo subito. Ok. Mi prendi per favore Te devo prendere? l'indirizzo dell'illustre de fanbaffo? Grazie. Ma che dici a me? Che te devo prendere? Mi apri la pagina del negozio nostro di Amazon? Ce l'ho sul computer. Allora lo faccio dopo. Più Lo tardi, faccio dopo, ragazzi, ragazzi. se no mi tocca muovere la live a Una macello. caciara, che qui siamo sul filo della soia. Bene, Martinica, l'importante è mo senti bene. Barbara, sei unica. Barbara, fammi gli auguri che se no scappo, mo mi cacciano di casa. Ah, sì, Jenny era un. Pomidoro. Sì. Tanti auguri Auguri a a te. te, Tanti tanti auguri auguri a a te. te, Tanti tanti auguri auguri a a Jenny. Jenny, Tanti auguri a a te. te. Ok, Yes. vabbè. Allora, Clippate, clippate. clippate, clippate, clippate. Potete mettere la ricetta? Io riesco a sentire a capoccia BDM, ma qui stiamo a fare una cosa in segreto. Ma il Possiamo segretissimo, ma quale ricetta? mettere le ricette scritte Dai, noi? sbrigati, va più a carta e penna e scrivi perché c'è da scrivere. Ma io non scrivo niente perché qui è finito, boh, sparisce Non è tutto. possibile se Chi no. c'è, c'è e chi non c'è, non c'è stato. Oggi è solo esclusivamente per chi segue. Solo Mi per. spiace, Solo per un'esclusiva assoluta. Quindi vogliamo fare questo regalo oggi ai nostri follower? Yes. Cominciamo anzi, tra poco cominciamo col da farsi. Aspettiamo che arrivino tutti, tutti, tutti. Sì, sì, Grazie, sì, 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 ti sto sì. aggiungendo su un altro cellulare. Sono sempre io, va bene, Va ok. bene, Denise, benvenuta. Frey Struggles, auguri Jenny. Grandi che fanno tutti gli auguri a Jenny. Fate tutti gli auguri a Jenny. dai. Dai, Mandate un sacco di carotine coi cuori per Jenny. Voglio Gianni. vedere un sacco di carotine coi cuori per Jenny. Per Quanti? favore, si calmi. Oh, sta Per zitto. favore. Quanti anni fai, Gianni? 22, vero? 22. Oh, guardate un po', questo qui, questo cappelletto a me, me l'ha regalato personalmente Antimo Caputo.
e me lo sono messo per È un l'occasione. antimo a Ferrari, eh? Il Comunque, dottor Antimo Caputo, dimmi. Cali 74, abbassa un po' la qualità della live stream e vedrai che ti darà meno Yes. problemi. Allora, lo fai tramite la rotellina che sta vicino al video, in basso a destra del No, video. no, se O sta se col sei sul cellulare, cellulare, in alto a in destra. alto a destra c'è una rotellina. Clicchi, abbassi la visione e vai tranquilla. Cioè abbassi la... come si dice? La qualità. Ma che ti stai a fumare? Che La sigaretta elettronica. è? Ok. Ragazzi, carta e penna, ce l'avete tutti? Io vado, vado, mi 22 raccomando. anni fa. 22 anni c'ha Gianni. Beh, Gianni, beata te che c'hai 22 anni. 22 anni ha compiuto. Ciao Winning, Vabbè. benvenuto. Allora, raga, Socchiali mi penso di levo, aver salutato tutti. dai, Che mi famo? levo. Andiamo alla ciccia, andiamo al 38, dice no. Gianni dice 38, c'è l'età mia praticamente. Anch'io ne faccio 38 quest'anno, Gianni. 83, Gianni. Sarà 83. Allora, mi puoi essere fia, Jenny. Portami rispetto, Hai capito che roba? Allora, ragazzi, la pizza romana rotonda è una delle... La ricetta conta, sì, per carità, fino a un certo punto. Però io voglio... Scusa, Marco, mi lascio un po' di Ma è tutto spazio. tuo lo spazio, lo sai? Allora, io però voglio... Mo' me levo pure sto coso. Io voglio... Voglio intanto sfatare un po' di miti, un po' di falsi miti riguardo alla pizza romana, perché ogni volta che si parla di pizza romana, soprattutto su Facebook, ci sono i goliardici che, oh, la piadina, ma che, il biscotto, ma che cosa, ma che cosa. La verità vera è che non è capace di farlo nessuno. Allora, qui si va avanti con questa storia che a Romana è troppo croccante, non va bene, perché è troppo bassa, perché è un biscotto, perché è una piadina, gliene dicono decotte e decrude. E la cosa che la denigra di più, secondo me, è il finto impasto che tutti danno. La romana moderna, perché esiste anche una romana moderna, non esiste solo il canotto chiamato napoletana moderna, che napoletana non è, invece la romana moderna lo è romana e lo è anche moderna, con tutti i canoni e con tutte le regole che vanno assolutamente rispettate per un impasto. Fatto bene, maturato bene, a lungo, perché tutti dicono bassa idratazione, 50%, fatta in giornata, ma di che? Ma chi? Ma non la fa più nessuno così. C'è tutta una scuola da circa 10-12 anni a sta parte di grandi pizzaioli che hanno modificato e hanno valorizzato la pizza romana. Vi parlo di Mercuro, vi parlo di Arletto, vi parlo di questa gente qui che fa gli impasti anche a 48 ore, facciamo gli impasti con la biga, facciamo gli impasti con i pulisci lunghi, mettiamo a maturare 48 ore questa piadina, come la chiamano. E non, capito? Quindi, cioè, voglio dire, andiamo comunque a mangiare qualcosa che non è quello che dicono, è molto buona, soprattutto dietetica, digeribile, difficile da fare. Perché fare un bombardone da 280 grammi alto così, sono capaci pure i bambini. Andate a fare una pizza che un panetto che pesa 180 grammi, l'andate a stendere a 33, 34, 35 centimetri, perfetta, che rimane tesa ma croccante. Ben condita fino ai bordi, Balla a fondo. andatela a fare, vediamo se siate capaci. Altro che piadina. Non me la fate agitare, non me la fate Finito. agitare. Allora, Separisi andiamo. dice che sono invidiosi. Allora, per chi ha problemi di Esatto. connessione, Allora, ragazzi, sì. cercate magari se state col 3G di mettervi dove vi prende meglio. Cercate di abbassare la qualità della live mettendo in automatico se non ci sono le opzioni, perché quello lo decide Twitch se abbiamo le opzioni. Se non c'è l'opzione, mettete automatico e lui va tranquillamente da solo. Ok ragazzi, carta e penna, avanti. Allora, oggi
insieme andiamo a fare un impasto diretto, non al 55% di idratazione, ma l'andiamo a fare al 70% di idratazione, con pochissimo lievito e con una maturazione in frigo di 48 ore. Infatti noi andremo a impastare, a cuocere dopodomani, tanto perché noi facciamo le piadine. Allora, questo è il diretto, va bene? Scrivete. Ci vogliono 850 grammi di farina V300. Io sto usando la Caputo, mi sono messa il capello, la Caputo rossa. Quindi V300, V320, insomma quello che avete a casa. 150 grammi di semola rimacinata. Di semola rimacinata su un chilo di farina totale andiamo a fare il 15%, scrivetevi le percentuali, perché se andate a fare per esempio 500 grammi di farina in totale, dovete tenere d'occhio le percentuali, ok? Quindi in tutto un chilo di farina, 8,50 V300 e 150 semola rimacinata. Poi andiamo a mettere 700 grammi di acqua in frigo, ve la mettete un po' in frigo, sa bella fredda. 20 grammi di sale, 2%, 25, chiaramente l'acqua 700 grammi è il 70% idratazione. Sale 20 grammi, 2%. Olio evo 25 grammi, 2, che c'è, ma 2,5%. Poi il lievito, oggi vado ad usare lievito secco, quello che usavamo a scuola, la Coquis. Questo è il lievito, lo apro con voi. Questo è il lievito della 5 stagioni, è il migliore che c'è in circolazione. Se non avete il 5 stagioni, va bene anche il Mastro Fornaio, insomma il solito lievito di birra secco, se usate il secco. Se usate il fresco, ce ne vogliono 9 grammi, come al solito, no? Poi, quando abbiamo finito l'impasto, andrà tenuto, dopo le pieghe, dopo averlo messo in cassetta, un'oretta a temperatura ambiente e 48 a 5 gradi. Ok? Questo è l'impasto diretto della Romana. Questo è un impasto diretto della Romana professionale. Abbiamo un paio di alternative, se vi volete divertire. Ora, gestitevele voi. Carta e penna, scrivete. Romana con la biga. Allora si va a fare una biga di 500 grammi, sempre con un chilo, Secco totale. quanto chiedono? Secco 3 grammi. 3 grammi. E 9 o 9 fresco. Per quanto riguarda la biga, statemi a sentire. Vi preparate una biga da 500 grammi di farina V300 330, quella che è più grosso modo. Siamo su questo range, eh? 250 grammi d'acqua, quindi andiamo a fare una biga idratata al 50%. Mettiamo 5 grammi di lievito fresco oppure 2 grammi di quello secco. Nel mio store, chi ha chiesto lo store, io questo qui l'ho messo perché costa una scemenza. È mezzo chilo di lievito, mezzo chilo di lievito e costa intorno ai 5 euro. Costa una scemenza. Io vi consiglio di comprarlo. Ok. Una volta fatta preparata la biga che vi ho fatto vedere più di una volta, una biga classicissima Giorilli idratata al 50%, la tenete 10 ore a temperatura ambiente, qualsiasi, cercate, certo, non la mettete a 40 gradi, insomma. Adesso va benissimo. 10 ore a temperatura ambiente e 8 ore, no, scusatemi, scusatemi, errata corrige, ci ho qui sbagliato. 10 ore a 5 gradi subito appena fatta, la tappate bene, la coprite bene, la mettete 10 ore a 5 gradi in frigorifero. Trascorsi 5, le 10 ore, la tirate fuori e la tenete 8 ore a temperatura ambiente. Fategli fare prima il frigo e non il contrario, perché se no quando l'andiamo a prendere è troppo fredda e non va bene. Meglio tenere le ultime ore a temperatura ambiente. Una volta preparata questa biga, scrivete perché non ripeto, una volta fatta questa biga andiamo a fare l'impasto.
Mettiamo biga tutta, ok? 350 grammi, no, scusate, 450 grammi di acqua. Poi andiamo a mettere 350 grammi di W300, questo nell'impasto, eh? 150 grammi di semola sempre. Se andate a fare i conti, corrisponde tutto al diretto. L'ho scomposto e vi ho fatto fare la biga. Poi andiamo a mettere, nel caso della biga, 5 grammi di malto, o non quello in polvere, quello a sciroppo, oppure miele o zucchero, è lo stesso. Comunque ci andiamo, gli andiamo a dare un po' di zucchero, 5 grammi, ok? Poi i soliti 20 grammi di sale e i 25 grammi di evo. L'impasto con la biga, come lo teniamo? 30 minuti a temperatura ambiente e 12 ore a 5 gradi. Trascorse le 5 ore, tiriamo fuori l'impasto, spallettiamo possibilmente a freddo, facciamo le solite pallette a 180 grammi più o meno e gli facciamo fare l'appretto. Due domande. Luisa Fiorentino chiede: lievito di birra secco della Caputo va bene lo stesso? È fiacco, però mettine un po' di più della Caputo, perché guarda, io adoro la Caputo, ma il lievito Ok, dà un sacco di problemi. zucchero di canna va bene invece che Va mister. bene, sì, zucchero, zuccheri, miele, zucchero di canna, zucchero, sì, è Mi stai normale. facendo impazzire Emanuela 79 e non riesci a Dopo seguirti, ripeto tutto, dai. eh. A fine live ripetiamola. Dividiti le cose. Allora, abbiamo dato gli ingredienti per avere un impasto diretto. Con le stesse pesature abbiamo ora fatto una biga. In più ci stanno solo questi 5 grammi di zuccheri. Capito? Malto oppure zucchero oppure miele. Poi abbiamo la possibilità del pulisce. Io de desidero farvi fare il pulisce lungo, senza fare il pulisce classico. Come si fa? Le pesate sono quelle, identiche. Ok? E andiamo a dividere in questo modo. 850 grammi sempre di farina W300, 150 grammi di semola rimacinata e andiamo a fare un pulish. Quindi mettiamo tutta la farina, ok? E l'andiamo ad idratare al 60%, quindi andiamo a mettere 600 grammi di acqua. Sciogliamo tutto molto bene, amalgamiamo tutto molto bene e lo teniamo in frigorifero per 4 ore. Ok? Più là. Anche scoperto, bene, gli deve arrivare proprio il freddo, eh? Questo qui d'impasto, questo pulisce lungo, io lo consiglio a chi ha difficoltà di incordare, ok? Con questo impasto qui incordate in un attimo, veramente, che è un po', mi sono un po' ispirata all'impasto Bonci, no? Che abbiamo fatto nel corso. Una volta trascorse le 4 ore in frigo, quindi abbiamo messo tutta la farina, 600 grammi d'acqua e basta. Farina 8,50 W300 e 150 di semola. La mettiamo tutta la farina nel pulisce lungo e ce lo mettiamo in frigorifero 4 ore. Scoperto, non fa pellicola, non fa niente se lo tenete solo 4 ore. Certo, se ve lo dimenticate e ce lo tenete 10, sì. Scoperto perché? Perché mi chiederete perché scoperto? Perché così il freddo arriva prima. Noi abbiamo bisogno non solo della, come dire, dell'elasticità che ci regala l'autolisi, no? E tutti i benefici di un'autolisi. Ma ci serve anche un impasto di base molto freddo e in questo caso potete anche aumentare leggermente l'idratazione, ma a voi la scelta. Comunque io mi tengo sul 70%. Quando è pronto il pulisce, che è ben freddo, lo mettiamo in macchina e aggiungiamo 100 grammi di acqua, 20 grammi di sale, 25 grammi di evo, 3 grammi di lievito secco sempre, oppure 9 grammi fresco. Questo qui invece, scrivete, lo tenete un'ora a temperatura ambiente e poi lo potete tenere in frigo dalle 24 alle 48 ore, ok? Queste sono le tre modalità di impasto possibili che si possono fare con la romana.
Io vi consiglio di provarli tutti. Iniziamo dal diretto, che è la cosa, diciamo, tra virgolette, più semplice. E poi vi provate la biga e poi vi provate e vi divertite col pollice lungo. Vedete voi alla fine che cos'è che mettete in bocca e quello che vi piace di più. È chiaro che, insomma, è chiaro che le differenze ci sono. Uno veramente bravo, uno veramente esperto se ne accorge se sta mangiando una biga, se sta mangiando un pulice, se sta mangiando un diretto. Ma sono veramente pochi quelli che se ne accorgono. Voglio vedere se voi riuscite a capire differenze, Ragazzi, state tranquilli, chi non ce l'ha fatta a scrivere, a fine live ripetiamo ok? tutto. Ripetiamo tutto, guarda, abbiamo già detto, finito tutto, ci prendiamo un quarto d'ora anche più o quello che occorre per ripetere tutto di nuovo. Quindi le domande per quanto riguarda gli ingredienti, lasciamocele alla fine, così siamo tutti più tranquilli. Ora la cosa importante, cioè, vabbè, l'impasto, voglio dire, è un impasto diretto, non è niente di speciale. Però la cosa importante, insomma, ecco, che vi siete comunque scritti tutti gli ingredienti che Flow occorrono. Food Lover chiede, in inverno dobbiamo usare sempre una V300? Ok. Andiamo ragazzi, Sì, andiamo in soprattutto macchina. per il diretto, perché calcola che il diretto te lo faccio stare 48 ore in frigo, eh? Quindi, cioè, una farina che tiene ti ci vuole. Anche se le andiamo a alleggerire molto con la semola, però ti ci vuole, ok? Fraciccio chiede, con l'impasto diretto quante ore di appretto? Con l'impasto diretto a pretto, oh, non mi chiedete l'appretto, guarda, minimo sono. Se tu stagli a freddo. Come farò io, come faccio sempre, io staglio sempre a freddo, non faccio mai acclimatare gli impasti una volta usciti dal frigorifero. Questo per tutte le pizze, non solo per la romana, per la teglia, per la pala, per qualsiasi cosa. E ti spiego anche il motivo. Se tu stagli a freddo, è vero che ci vuole più tempo per arrivare a maturazione del panetto. Però tu inevitabilmente quando vai a stagliare comunque quella microalveolatura e ecco, tutto quello che si è creato dentro un impasto durante la maturazione lo vai a toccare, lo vai a schiacciare, ok? Lo vai comunque non a rovinare, ma comunque ad intaccare, giusto? È la parola giusta. Quindi se io per esempio lo faccio andare di nuovo a temperatura ambiente, e lo faccio di nuovo rilassare, lo faccio ulteriormente rilassare con il calore. Quando vado a chiudere, ho un impasto già caldo, no? A temperatura ambiente, quindi. E arriverà immediatamente l'appretto, arriverà molto prima l'appretto. E l'impasto non ha il tempo necessario per ricreare quella microalveolatura che inevitabilmente siamo andati a rovinare durante lo staglio e durante la formatura. Quindi se noi la pizza, sempre, qualsiasi pizza, la stagliamo a freddo, avremo uno sviluppo maggiore dopo e la pizza sarà molto più bella e molto più alveolata. Quindi imparate questa cosa. Niente temperatura ambiente, frigo. Immediatamente stagliare subito e formare. Il panetto arriverà un'ora più tardi, un'ora e mezza più tardi forse, ma comunque arriva in un certo modo, ok? E questo è il punto. Per quanto riguarda i tempi, non te li posso dare, è ovvio. Io ti posso dare un tempo preciso per quanto riguarda una temperatura controllata. Controllata significa in frigo. Se tu hai un frigo a 5 ore, io ti posso ipotizzare le 24, le 48, le 12, 5 gradi. perché so che sta a 5 gradi. Ma se sta a temperatura ambiente, non ti posso dire il panetto stendi dopo 3 ore, perché potrebbe essere andato fottuto, come ancora potrebbe essere talmente teso che non ce la fai neanche a stendere. Quindi quella purtroppo lì subentri tu. È chiaro che, insomma, il panetto quando è pronto da stendere si vede, non deve essere completamente sbragato, ma non deve essere neanche un sasso, quindi deve essere, come dire, lavorabile, deve essere facilmente lavorabile. Fatene sempre uno in più di panetto, tenetevene sempre uno per fare appunto questa prova. Passate le 3 ore, mo ti do un tempo così,
Passate le 3 ore, ma quando ti sembra che siano raddoppiate, e poi i panetti della pizza non vanno in altezza quando sono maturi, ma vanno piuttosto in larghezza. Ma in larghezza non significa quel piattume che io tante volte vedo che diventano quadrati e si attaccano uno all'altro. Devono essere ancora sodi, però si Rilassati. allargano, rilassati. Ecco, il termine giusto è questo: devono essere rilassati e pronti per essere stesi. Ok? Lasciatene uno, anche due, se non hai esperienza. Ne prendi quando ritieni che sia ora, ne prendi uno. Se quella pizza ti si allarga bene, non ti si buca, non ti si rompe, è elastica, via, pronti. Se Questo. invece fai fatica, vuol dire che devi aspettare ancora un po'. Se invece ti si apre e ti si buca e ti si sbraga, appunto, vuol dire che sei arrivato troppo tardi. Ok, allora I tempi non te li posso dare, Jenny dimmi. Per chiede, aspetta, ce l'ho qua, la Caputo Coco va bene per i prefermenti? io sto usando quella. Stiamo usando quella, quindi va benissimo. La Caputo Sacco Rosso è la Caputo Cuoco, è la stessa Stessa cosa. identica La farina. Caputo fa quella blu e quella rossa, vedi? No, fa quella rossa, sacco rosso da 25 kg, e poi ha fatto questa linea che si chiama Caputo Cuoco, che trovano tutti i sacchetti da 5 kg, che a me il dottor Antimo mi ha detto che è quella, è la stessa È la farina, stessa farina. e l'hanno fatta proprio per, diciamo, per gli amatoriali, capito? Ok. Allora, ragazzi, approfitto un attimo mentre lei si prepara per fare l'impasto insieme a voi per ricordarvi un po' di cose. Oggi siamo tantissimi. Se volete, se sostenere il canale, potete abbonarvi al canale gratuitamente se avete Amazon Prime, quindi potete farlo gratuitamente. In più abbiamo aggiunto il tasto donazioni se volete donare con PayPal sotto alla live e invece se non avete PayPal avete la possibilità di cambiare i bit qui sulla chat dove scrivete i messaggi, accanto c'è un triangolino, seguite le istruzioni e così ci date una grande mano se volete continuare ad avere queste fantastiche live. Un bacio, buona cucina. Ok, allora mettiamoci qui. Allora, io mi sono pesata tutto, adesso vi faccio vedere. Cucina, eccola qua. Allora, io ho pesato tutto. Qui abbiamo gli 850 grammi di farina, vedete, qua si vede. Non ho mescolato proprio per farvi vedere. Eccola, e sopra ci sono andata a mettere la rimanente semola che serve per l'impasto. Questi sono i 25 grammi d'olio, questi sono i 20 grammi di sale. L'acqua l'ho pesata 700 grammi in frigo. Marco, se me la prendi per favore, c'è la brocca con i 700 grammi d'acqua. E Aspetta, rispondo un attimo. questo è il lievito della 5 stagioni che vi dicevo. Ok? Allora, l'acqua in frigo. Sì, c'è Eccolo. la brocca, guarda, l'avevo pesata. Eccolo. Du, 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 du. Acqua in frigo. Il bilancino, ah, Tutto ecco. chiaro, grazie mille. Dopo, in chiusura ripetiamo tutto. Moretta chiede, chi non ha la planetaria fa a mano? Fai lo stesso procedimento, cioè lo stesso ordine di inserimento e vai a mano. Emanuela 79, come abbiamo detto prima, mi permetto io di rispondere a Emanuela visto che già l'hai detto prima. Poi dopo è una questione di gusto, nel senso che ovviamente il diretto ti darà dei sapori, il prefermento te ne darà degli altri più ricchi, più profondi. Nel caso della biga più acido, e nel caso, scusa, nel caso della madre, della pasta madre, anche se noi non lo usiamo l'impasto madre oggi, però nel caso del pulisci hai un sapore, nel caso della biga ne hai un altro, quindi alla fine il bello è anche sperimentare e capire qual è la pizza che ci piace di più. Allora, volete capire qual è l'impasto che vi piace di più? Ogni impasto che fate diverso dovete fare una focaccetta, una pizza bianca e dovete assaggiare l'impasto cotto con un filo d'olio e un po' di sale, senza condimenti e senza pomodoro. È lì che si assaggia la pizza. Poi ci mettete tutti i condimenti che volete. Ma per capire qual è l'impasto che più vi piace, che più vi aggrada, dovete fare sempre questa cosa. Questo anche per le teglie. Quando fate impasti diversi, assaggiatene sempre un pezzettino bianco. Perché è lì che la pizza vi dice che cos'è e che cosa non è. Ok?
altre due domande, Sì, aspetta. intanto mi peso il lievito, 3 grammi Allora, abbiamo ciao a noi. tutti, ho dei dubbi e mi sa che pure prima, pure il cuoco, scusa, forse ho saltato la tua domanda prima perché poi ha cominciato a parlare degli impasti. Come mai si chiama Pulisce Lunga e non Autolisi questo? Ho Amazon Prime ma non capisco come abbonarmi. Sotto la live c'è un tasto con scritto abbonati, tra le opzioni avrai abbonati gratuitamente. Se non ce l'hai è perché devi associare il tuo account Twitch a quello Amazon. È un Pulisce Lungo, l'ho chiamato io così. È il mio modo di chiamare un Pulisce. Bubola, non ti preoccupare, dopo ripetiamo un po' Ripetiamo tutto. tutto, non vi preoccupate. Allora, adesso concentratevi sull'impasto. Senti, Marco, qui bisogna trovare Una un quadra. Come barattolino per questo, ma lo facciamo dopo. al Adesso solito no, io, no, mo. La aspetta. metto via. Vabbè, No, no, lo metti mettimelo via qui. tu. Ecco. Dopo lo devo mettere in un barattolino chiuso. Allora, se acquistate le 5 stagioni, mezzo chilo, lo mettete in un tupper Che chiuso. semola usi? Che marca? Ah, guarda, io ho questa. Ci faccio tutto, pane, pizza, spolvere, ci faccio tutto, la prendo alla Metro. Metro Chef. È la Metro Chef, questa. Semola rimacinata. Ecco, è marcata Metro. Vedi, Metro Chef. Aderito Ma Italum. una semola qualsiasi va bene, De Cecco, Molisana, insomma, una semola rimacinata normale. Ok? L'importante è che ci sia scritto adatta per pane e pizza, quindi per panificazione, ok? Allora, Marco, Si può usare il Ligoli? sì, si può usare, ma vari ribilanciata tutta la cosa, tutta la ricetta. Per Quindi per ora no. ora no. Stiamo facendo una pizza romana tonda. Io sono Anne. Allora, ok, grazie, proverò ad associare l'account. Bene, Annalisa, se hai bisogno, ci siamo. Passiamo alla camera, quella incriminata. Allora, come sempre e come abitudine che dovete prendere sempre, si inizia dal lievito. E da una parte d'acqua in questo caso, e andiamo a sciogliere bene bene i lieviti, ok? Come dicevo stamattina con il pane in cassetta, non vi fidate mai delle macchine in questo caso, dovete sciogliere con le Ciao Franky, benvenuto sul canale. Franky è un mio amico che streama insieme a mani. me. Ciao Frankie. Grande Frank. Dai Frankie, facciamo la pizza, ok? Stavi dicendo della conservazione del lievito 5 stagioni. Allora sì, lo mettete in un tupper e ve lo tenete in frigorifero, anche perché è tantissimo, magari compratelo insieme a qualche amico, a qualcuno che fa anche, ecco, che fa panificazione, che fa le pizze, le torte, le cose. Ve lo dividete perché 500 grammi sono tanti, io non ci riesco mai a finirlo tutto, perché poi con le quantità che usiamo noi davvero è meglio dividerselo. Per chi ha problemi ad associare l'account, vi sto per passare qui in chat il link a un video che ve lo spiega in un minuto, così lo potete fare subito. Si potrebbe mettere sotto vuoto, chiede Denise? Sì, certo. Sì, te lo metti sotto vuoto. Però segnati sempre la data di scadenza che sta sulla confezione, Denise, per sicurezza. Perché comunque anche se lo metti sotto vuoto, comunque la scadenza è quella. Allora, andiamo a mettere tutta il nostro mix di farina. Partiamo con il gancio. Che vuol dire? Mi dici perché non sta registrata, Gioia? Spiegati meglio perché non capisco. Quanto tempo può stare in frigo il secco? 2 mesi? La data di scadenza, ragazzi, c'è la data di scadenza sopra. Può Ok. rimanere in frigo tutto il periodo della data di scadenza una volta aperto. È chiaro. Lo so che qui purtroppo Marco però non è che vedono molto bene. Perché questa sopra c'è sta nuvola, Lo come so, faccio? lo so. Non ci Vabbè, abbiamo dai, alternativa. Ne ne vedono metà. vedono un pezzetto, dai, vabbè. È l'unico. Allora, come sempre, acqua poca alla volta. Allora, per chi è nel gruppo Telegram, ho messo sul gruppo Telegram il modo per associare l'account. Se Ma qui non volete. si può mettere?
Perché, no, perché non posso mettere link ipertestuali in chat. Ok. La diretta non rimarrà registrata perché questo è in parte una ricetta che va nei corsi che facciamo a pagamento. Oggi stiamo facendo un regalo a tutti quelli che passano e ci seguono, e ci sostengono, si abbonano e stanno sempre qui con noi, gioia, per poi levarla perché insomma non possiamo proprio dare tutto. Tutto. Si vede? Sì, si vede, si vede. Antonella, ho mandato il messaggio su Telegram, basta che guardi là e ti guardi un attimo il video YouTube che dura veramente 1 minuto e mezzo. Un'altra cosa possiamo fare, come abbiamo fatto per i panini d'hamburger. Casomai l'impasto guardatevelo, no? Però mo le dosi, vi faccio le tre distinzioni con tutto che lo ripetiamo, lo rispieghiamo alla fine della live. Se c'è qualche domanda, qualche dubbio sulle farine, cioè è meglio farlo qui perché su Telegram non potete scrivere. Però le dosi ve le mando tutte divise, biga, pollice lungo e diretto, ve le metto sul gruppo Telegram, ok? È una cosa semplicissima, come dicono insomma del resto tutti i grandi pizzaioli, quelli seri, non ci si deve concentrare molto sull'impasto. La pizza per il 90, per il 70% è manipolazione, quindi è la lezione. Io vi ho fatto questa introduzione, vi ho voluto dare i vari modi per fare una pizza romana tonda al piatto. E quindi i tre impasti che vi ho dato, di cui uno lo stiamo facendo, ho iniziato chiaramente con il più semplice, poi c'è la biga che è un po' più complessa, e poi c'è il pollice lungo che è ancora un po' più complesso, però relativamente insomma, cioè scegliete anche l'impasto che a voi vi è più congeniale con i tempi, con le modalità, capito? Quello che veramente farà la pizza sarà chiaramente la diretta che faremo 48 ore dopo domani sera, ok? Quella sarà diciamo, la chiave di volta, è lì che si fa la pizza romana, è con la stesura, con la cottura, vi darò la cottura furba, come dicevo stamattina. Proprio per evitare, capito, di fare errori. Allora ragazzi, non vi preoccupate per il link per entrare su Telegram, dopo ve lo do su Facebook. Ho messo con l'account Le Boss Twitch il link al video YouTube. È necessario l'olio? Sì, perché ci aiuta ad avere un glutine più elastico, va a lubrificare il glutine che stiamo formando, e quindi in stesura ci aiuterà moltissimo. Un filo d'olio ci va messo nella pizza romana. Sono due, come dire, ingredienti fondamentali per la pizza romana. La semola rimacinata e l'olio. Allora, per la cottura col 74, dopodomani andiamo in cottura e sciogliamo lì tutti i dubbi della cottura, ma sicuramente abbiamo anche delle tecniche da consigliarvi per i forni normali di casa. Certo, cuociamo sia nell'F134 o considerate sempre che insomma le pizze tonde, romane o Napoli che siano nel forno di casa, però abbiamo quell'escamotage, no? Esatto, Facciamo con, vabbè. esatto.
Bugola, se vai sul gruppo Facebook Officina Crusca Urbana Punk Club, quello aperto, c'è il post con il link per entrare nel gruppo Telegram. Comunque guarda Marco, che se tu metti un attimo in barra non succede nulla, ti vai a prendere il link e glielo metti qua. Ma... devi mettere un attimo in barra. Loro continuano a vederci, noi non vediamo più niente, però. Non mi devi spiegare, però andiamo su Facebook. Guarda, sta qui. Vai direttamente sul profilo mio. Allora, su Officina Crusca Urbana. Sì. Ok. Guarda, è tra... io l'ho messo in alto, l'ho messo proprio in alto come comunicazione. Vedi? Eccolo qua. Allora ragazzi, per entrare su Telegram basta che cliccate su questo link. Qua. Entrate su Telegram. Così siete sempre... vai Antonella, tranquilla, così sei sempre aggiornata su quanto quando andiamo in live. Sì. Vi avvertiamo anche noi tipo un quarto d'ora prima, capito? Lì c'hai veramente tutto. Allora, alziamo un pochino. Mettiamo l'ultima goccia d'acqua, siamo al 70% di idratazione. Mettete l'acqua se usate acqua fredda del rubinetto, mi raccomando, acqua del rubinetto, aprite il rubinetto, la fate scorrere un po', la mettete in una brocca, la pesate e la mettete un'oretta in frigorifero che si fredda bene. Ok, ci siamo. Allora a questo punto vedete, sì, vedete, insomma, a questo punto andiamo a mettere il sale e abbassiamo molto. Guardate, mi fermo proprio, abbassate molto perché abbiamo già sviluppato un buon glutine e il sale voi sapete che fa attrito, no? E quindi lo dobbiamo andare a fare incorporare pianissimo, al minimo, ok? Finché non è sciolto, piano piano. Ecco Franky che può scrivere. Eccolo Franky. Avevi una ricetta sul gruppo pizza dove mettevi oltre la semola il farro. Meglio questa, Elisa, chiaro? Ma è diversa, ha un sapore diverso, ha una... Le farine, quel 10-15% di farine ve le potete giocare come volete. Non ti consiglio di usare una farina troppo integrale per la pizza romana, perché la pizza romana deve avere un'elasticità tale che ci deve permettere di allargarci molto con il disco, con una porzione di impasto veramente minima, per cui devi, però sì, anche il farro, sì, certo, come no, come no. Io vi sto dando la ricetta classica, la ricetta da scuola, ecco. Ok, ora che si è sciolto rialziamo di nuovo, rifacciamo incordare. Facciamo andare un paio di minuti, Passiamo ancora. Facciamo pulire la ciotola. Thank you.
qua, perfettamente ricordato. Ora ritorniamo al minimo e inseriamo l'olio. Noi abbiamo incordato, abbiamo... Ciao, benvenuto! Allora, noi abbiamo incordato, abbiamo formato un glutine piuttosto importante. Ora l'olio serve non solo al sapore, non solo a tutto quello che comporta, insomma, un buon olio d'oliva dentro un impasto, ma soprattutto è un ulteriore miglioratore del glutine, come spiegavo prima. L'abbiamo formato il glutine, ora ce l'abbiamo, e andiamo a sigillare con l'olio e a renderlo elastico, a renderlo più maneggevole quando andiamo a stendere. Ok, ora rialziamo di nuovo, lo facciamo incorporare bene, rincordiamo di nuovo. Aspetta, e fine. Dimmi. Ci sono un paio di messaggi che ti devo scrivere, che ti devo leggere. Sì. Allora c'è Ornella che dice: ormai passo tutte le sere guardando i tuoi video, Barbara, ti ho scoperto da poco ma non ti lascio più. Grazie Ornella, grazie. Antonella uguale, sì, perché da quando vi ho scoperto non posso più fare a meno di voi, ragazzi. Grazie, che bello. Grazie. E Cinzia Sottosale dice: Ornella, figurati, io che l'ho scoperta per i panettoni a Natale, i suoi video li ha imparati anche la mia gatta. Allora, alziamo di nuovo. Ragazzi, per Bostic è il mio canale Twitch. Quando leggete le Bostic sono io che scrivo, eh. Quindi quelli sono i link. Ora, andiamo, facciamo incordare, facciamo incorporare bene l'olio. Quando è pulita la ciotola, basta, fine. Perché è vero che bisogna incordare, ma è anche vero che non dobbiamo incordare, come si dice, a ferro, ok? Per avere comunque poi una friabilità e una pizza che fa crash, no? In un certo modo. Questi sono i foglietti degli impasti, dopo ve li ripeto, li ripetiamo insieme e poi ve li metto sul gruppo Telegram. Personalmente preferisci la vita o il diretto che le winning? Guarda, io ti ho voluto dare un'alternativa a questo impasto. In realtà già questo è un impasto molto molto importante, molto buono per le ore di maturazione, per il bilanciamento, no? Per quello che siamo andati a mettere con le farine, eccetera. La biga ti dà delle profumazioni molto buone, molto importanti, e poi dipende sempre da quello che fai a fare. Per esempio, io che amo molto le basi bianche, non metto mai troppo pomodoro nelle pizze, per esempio con la biga sento un sapore più buono, un sapore più... La cosa importante per la biga è fenomenale per le teglie. Però ti ho voluto dare appunto l'alternativa, e anche per far capire che non è assolutamente vero, io torno a fare il discorso, l'ho fatto prima con i matti, con gli occhiali, è che quello che voglio far capire è che la romana non è vero che è un impasto, è la sorella povera, non è la sorella povera. C'è una decina d'anni a questa parte che ci sono dei pizzaioli importantissimi e bravissimi che hanno messo a punto degli impasti e delle lavorazioni della pizza romana che sono, hanno la loro importanza e sono notevoli, soltanto che noi siamo stupidi, noi non ci sappiamo vendere, è quello il punto. Noi non ci sappiamo vendere, non sappiamo vendere un prodotto. Ciao Cirasella, benvenuta Cirasella. Noi non ci sappiamo vendere, non ci sappiamo darci valore, capito? Non lo sappiamo fare questa cosa, ed è sbagliato, perché non è così. Ecco qua, ci siamo, io credo che... faccio vedere...
Basta. Finito. Non lo sa, non ci sappiamo vendere bene, è questo il discorso. No, Salvinase, ovviamente se fai metà impasto dimezzi tutto, no? Dimezzi tutto, certo. Ovviamente. Cinzia sottosale, lievito secco e semola, entrambi molino della Giovanna Barbara, dici che vanno bene? Dalla Giovanna fa pure il lievito, Ma la mo. Giovanna Barbara sembra Io che faccia manco lo anche sapevo, lievito. pensa un po', penso di sì. No, ti dico, ho detto così così, mettine un po' di più se hai il caputo, perché io so che il caputo è un po' rognosetto. Un po' rognosetto. Spider dice, io la preferisco di gran lunga la romana, sia al piatto che in Ah, ecco, teglia, e tu dicevo, sei mitica. non sappiamo farci valere su un prodotto. Alla fine, che piace al 90% della popolazione mondiale, non perché, cioè, in America a mangiano bassa bassa, in Australia a mangiano bassa bassa, vai in Nord Italia a mangiano bassa bassa e grande. Capito che non è romana, è cioè proprio in generale il discorso della pizza bassa e croccante, scrocchiarella, piace al 90% della popolazione mondiale. Però noi non la sappiamo, evidentemente, ripeto, non Valorizzare. ci sappiamo vendere, ma che volete che vi dica? Ciao Rita, bene, benvenuta. Allora. E guarda, questa live in particolare non rimarrà registrata sul canale, No. quindi però alla fine della live ripeteremo tutti i Ripetiamo dosaggi. tutto. E ti dico anche la procedura dell'impasto, se non c'eri. Armati Ma la di busta? carta e penna perché dopo ripetiamo tutto quanto e poi sparisce Mi perché serve queste un sono foglio. ricette che di solito facciamo nei corsi a pagamento. Oggi vi stiamo facendo un regalo a chi si unisce. Franchi Panetta, a me piace bassa e anche più leggera e saporita. Io sono Lo vedo, della tua scuola, ma brother. tutte, cioè non esisto. E non hai visto il resto dei live? Oggi manco cuocemo. Figurate quando cuocemo che fame che te vi è, Franchi. Dai, Dai, che dopodomani andiamo. cuocemo, Franchi. Allora, ma adesso spolveriamo, ma proprio appena appena, non ci sarebbe neanche bisogno, eh. Però, insomma, per sicurezza ce la spolveriamo un po'. Ce la portiamo sul tavolo. Marco, lo sai che me devi prendere? Allora, quel contenitore stretto e così. Alto. Sì, perché tanto un chilo mi ci va benissimo. Ce la portiamo sul tavolo. Ah, ecco. Questo dovrebbe essere un po' più grande, vero? No, no, quello più stretto Quello con il e. tappo giallo che usi sempre. Eh sì, vabbè, ce l'ha pure blu, quelli tanto. Fa vedere. Esatto, bravo. Allora, me lo pulisci bene, se è da Adesso lo pulire, pulisco, aspetta, prima e mi porti l'olio, prima così rimedio il lo tappo. oliamo un pochino. Ti do Ok. l'olio. Aspetta, prima lo puli. Il coperchio di quello potrebbe stare qui dentro. No, guarda, sta. Sicuramente è lì, Marco, lì. Sicuramente è lì. Da qualche parte sta. Allora, ci bagniamo, vabbè, no, ci abbiamo messo la farina, quindi le male è. No. Vabbè, Marco, mo lo mettiamo dentro, poi il coso Poi lo lo aggiungiamo. troviamo, sì. Allora, adesso che facciamo? Andiamo con la farina, ci aiutiamo un po'. Allora, intanto vi lavo questo. Sì. Impastiamo un pochino così a mano, senza fare pieghe, non fate troppe pieghe, ok? Meno ne fate e meglio è. Pure sto fatto delle pieghe, bisogna sfatarlo un momento perché. Allora, questo è un 70%, è un onesto e ottimo 70% di idratazione, eh? Ok? Basta, fine. Cinzia dice, ma tutte queste pizze a metro che ne pensate? Inversile ora con tutti pinze pure colorate. Ma che ti dico? Non lo so, non so che detta. Io la pinza non la faccio, se volete ve la faccio. Mi ordino un mix di Di Marco e la facciamo. Ma sono preparati, ragazzi, quelli sono tutti preparati, non so farina naturale. Senti, invece per un fornetto Ferrari più o meno mi sai dire il peso panetto? Per un fornetto Ferrari che c'hai? Quello rotondo, rosso? Il rosso?
quello che si tira giù così. Lì purtroppo quella pietruccia è piccola. Fai sempre 180-170 grammi. Benvenuto, benvenuti. Ancianciento Giovanni, benvenuto. C'è 10 minuti prima di poter scrivere perché così evitiamo le Ok. invasioni barbariche. Ragazzi, dai, voglio vedere qualche. Io non voglio Allora, fare un ragazzi, discapito, ma voglio vedere qualche abbonamento oggi. Voglio vedere qualche vedete abbonamento. quanto è bella? Forza. Fatto, eh? Non c'è nient'altro da fare. Allora, chi fa a mano fa gli stessi inserimenti in una grande ciotola senza sporcare mezzo mondo. In una grande ciotola mette il lievito, una parte dell'acqua e lo scioglie bene. Va a mettere la farina, inizia a mescolare, ok? E comincia ad impastare, a fare l'impasto normalmente. Poi inserisce il sale e alla fine inserisce l'olio. E va, a parte che a mano, voglio dire, l'acqua ce la potete pure mettere tutta, perché insomma a mano si incorda, si fa prima, eh? Però meglio dividerla. Quindi acqua, lievito, farina, impastiamo. Andiamo piano piano con la restante acqua, poi mettiamo il sale, lo facciamo sciogliere bene e poi mettiamo l'olio, lo facciamo incorporare bene, poi ce lo portiamo sul tavolo, così come ho fatto Questa è io. già oliata, pulita e oliata. Che Quello olio ci hai messo, Marco? buono. No, ma questo è poco d'olio, tesoro, ce Più ne olio vuoi? devi mettere. E certo, No, avevo paura di esagerare. no, ce ne devi mettere un po' di più, l'olio non Facciamo le. io vedere quanto olio Allora, non metterò. lesiniamo con l'olio per la romana, perché questa è una cosa che ce lo, non solo no, ce la fa staccare bene poi quando andiamo a formare, ma serve anche per il crunch, no? Simonetta non è sulla coroncina, sotto c'hai proprio un tasto viola che c'è scritto abbonati al canale o abbonati, una cosa del genere, e dentro poi trovi tutte le Ok, opzioni. ragazzi, ce ne andiamo a mettere nel mio fantastico solito contenitore graduato. Della Gastronorm Piena favola. che trovate, però mi ci vuole il Che trovate nel negozio di Amazon, che allora, dopo vi mandiamo su Telegram, quindi entrate c'è su Telegram, quella. ragazzi, mi raccomando. Anzi, mi copio il nuovo invito e ve lo rispammo qui in chat, se mi date un secondo. Quante abbiamo scritto? Marco, tu ce l'hai, ti dovresti cambiare Infatti, look. è la sparizione proprio, ci È sta. brasiliano. Una sparizione. Eccolo. Dai, casa nasconde, mano Ho ruba. trovato il giallo. Andiamo. Ok. Allora, mo vi mando il join chat, eccolo qui. Scusate, datemi un secondo che sto copiando per i ragazzi. No, questo è per lungo. Abbiamo detto un'ora a temperatura ambiente e 48 ore a 5 gradi. Qui potete entrare nel gruppo Telegram, ragazzi, eh? Così. Ok. Allora, adesso lo copriamo. Sì, sull'eShop la cercate come cassetta, io penso che vi Sì, i esca. contenitori ho messo, Contenitori. boh, non mi ricordo. Sezione Allora, contenitori. qui andiamo, io mi metto il timer, anche questa è una cosa importante, un'ora. Ok, un'ora. CapoChap c'ha un problema tecnico, non gli sta in frigo in altezza. Che gli consigli? Ciao Astro TV, Questo non benvenuto. ti sta in frigo in altezza? Questo qui? Che Sì. ti dico? Simonetta, entra nel gruppo Telegram, c'è il link, l'ho messo a YouTube. Ti guardi un attimo il video, dura un minuto e ti spiega come fare. Senti, guarda, non è fondamentale sta cosa, cioè voglio dire, io lo metto qui invece proprio perché non è tondo, non è quadratotto che mi occupa tutti gli spazi. Io gli trovo un buchetto laterale, lo ficco dentro e non mi dà nessun fastidio. Non è tanto per il discorso simatura in larghezza piuttosto che in altezza. Perché con la pizza ci frega poco, non stiamo a far pane, ok? Certo, se va in altezza è sempre meglio. E prendilo un pochino più piccolo, però un chilo di farina, un chilo di impasto, cioè un chilo di impasto, 1,7 kg di impasto, perché ci devi calcolare pure l'acqua, eh? Questo è 1,7 kg di impasto. Quindi andiamo a fare 10 panetti con questo circa. E ci teniamo
E ci teniamo un po' di pasta di riporto, magari per un prossimo impasto che faremo, perché io e Marco abbiamo intenzione di fare le baguette con Allora, no, giù. diamogli un'anteprima. Allora, Allora, un'ora a ragazzi. temperatura ambiente, ripeto, il diretto, un'ora a temperatura ambiente, poi 48 ore in frigo. Non vi spaventate se vedete che lui apre il coperchio. Se vedete che cresce troppo, prendete la pellicola e incartate proprio molto con più giri, sia da una parte che dall'altra con la pellicola, in modo che così non vi esce fuori eventualmente l'impasto. Deve Però lievitare. lasciatelo in pace, perché siamo andati a mettere veramente un'inezia di lievito, Deve quindi triplicare? deve maturare, va bene? Ok, deve triplicare, chiedono. Sì, anche, Sì, certo, che ragazzi. deve triplicare, raddoppiare, allungare, Allora, per sforare. chi ha problemi con l'associazione del Prime al Twitch, basta che cercate su YouTube. Associare Twitch a Amazon Prime e vi escono una serie di video. Cercate un attimo qual è la Sì, ci soluzione sono dei migliore, ragazzi che ragazzi. hanno Io fatto proprio dei ve ne ho tutorial. mandato uno, magari ce ne sono altri. Qual è la capienza della cassetta? Guarda, in litri, sotto, è scritto sotto, Marco. No, sotto proprio. 3,5 litri. Ecco, 3,5 litri 3 litri e questa, mezzo. 3 litri e mezzo. Fresco 9 grammi di lievito su un chilo. Sì. Allora, ripetiamo, dai, carta e penna, ok? Vai ragazzi, Su, pronti, chi si è pronti. perso prima? Dai, Adesso forza, andiamo piano ragazzi. piano. È l'ultima volta che lo ripetiamo. Vi ricordo che dopo sta live non rimane, quindi Scrivete, segnatevi dai. tutto, ragazzi, dai. E Allora, fatemi vedere qualche abbonamento. carte. Allora, abbiamo fatto il conto per 1 chilo di farina. Adesso, sì, allora, quello che abbiamo fatto ora, il diretto. Abbiamo fatto 850 grammi di farina V300. Io ho usato la Caputo rossa, che è la Caputo cuoco. Ok. Poi 150 grammi di semola rimacinata. De Cecco, Molisana, quella della Conad è buonissima, purché sia indicata per pane, ok? Pane e pizza. 700 grammi di acqua fresca, possibilmente di rubinetto, come si dice di fonte. Dal rubinetto pesate 700 grammi d'acqua e ve la poggiate un'oretta in frigorifero, ricordate questa cosa. Poi 20 grammi di sale. 25 grammi di olio evo, abbiamo messo 3 grammi di lievito secco. Se non avete lievito secco, diventano 9 grammi fresco. Ok? Ci siamo ragazzi. Emanuela, tu sei il nostro punto di riferimento. Sei iscritto tu, noi andiamo avanti. Le introduzioni sono una parte dell'acqua dove sciogliamo il lievito, poi mettiamo tutta la farina mescolata, grano tenero e semola, iniziamo ad impastare, versiamo quel poco di acqua che è rimasta fino ad incorporamento e a incordatura, poi entriamo con il sale a velocità bassissima. Lo facciamo sciogliere, lo facciamo incorporare e poi, sempre a velocità bassa, ma non perché succede niente, perché sennò l'olio vi schizza dappertutto, mettete l'olio, lo fate incorporare bene, vi assicurate di avere la ciotola pulita, quindi l'impasto incordato e tutto aggrappato al gancio. Dopo, una volta fatto questo, spegnete, lo portate sul tavolo. Lo impastate un pochino, lo lisciate un pochettino e lo mettete nella cassetta. Aspettate un'ora, la cassetta oliata, aspettate un'ora con il timer, un'ora, e poi lo passate in frigorifero 48 ore. Allora, scusami un attimo. Poi Emanuele, tu piano piano mi conoscerai se Io ci non segui. vedo nessuno, ma Ma io chi? dico, Emanuele, prima ci ha detto va piano, poi mo si mancano i preferimenti, ci sta a mettere fretta. Cioè. Mancano i prefermetti, mo ti dico, Mo ti aspetta, dimmi, oh, oh, i allora, preferimenti, non te preoccupa. stesse quantità, stesse quantità,
andiamo a sviluppare un impasto con la biga. Unica cosa in più che dovete aggiungere in questo impasto sono i 5 grammi di malto oppure 5 grammi di zucchero oppure 5 grammi di miele. Dobbiamo dargli un po' di zuccheri. Generalmente con la biga c'è gente che nell'impasto, quindi quello che si chiama rinfresco della biga, va a mettere altro lievito. Io non ci metto. Metteteci un po' di zucchero che va bene uguale. 5 grammi malto, zucchero o miele. Melina, ben arrivata. Come facciamo a fare una biga con questo che abbiamo fatto oggi, con gli stessi ingredienti praticamente? Prendiamo 500 grammi di V300, prendiamo 250 grammi di acqua e prendiamo 5 grammi di lievito compresso, che vuol dire fresco, panetto, quello che comprate al supermercato, quello fresco, oppure 2 grammi di quello secco. Prendiamo l'acqua, la mettiamo in una grande ciotola, tutta, i 250, sciogliamo il lievito, mettiamo la farina, stracciamo, lasciamo molto stracciata la biga classica Giurilli, ci assicuriamo che tutta la farina abbia bevuta tutta l'acqua con sciolto il lievito dentro, la copriamo e la lasciamo 10 ore in frigorifero subito a 5 gradi e 8 ore a temperatura ambiente. Una volta pronta la biga, la mettiamo tutta nell'impastatrice e andiamo a aggiungere, la sciogliamo, diciamo, la cominciamo a far sciogliere con 450 grammi di acqua. Non tutta, magari mettetecene solo un po'. La fate sciogliere. Poi ci mettete 5 grammi di malto, di zucchero o di miele. E poi fate sciogliere tutto bene. Cominciate ad aggiungere la farina che dobbiamo mettere nell'impasto. E sono 350 grammi di grano tenero V300 e 150 grammi di semola. Ok? Quindi il totale della farina, se vi fate il conto, è 1 chilo. L'acqua, 700 grammi, quindi il 70%. La cosa in più, abbiamo scorporato e siamo andati a creare una biga, con una parte delle cose che andrebbero in un impasto diretto. Qui imparate due cose, non solo la romana. Imparate anche a scorporarvi gli impasti, se volete andare in biga, se volete andare in pool, e vabbè. Poi 20 grammi di sale, 20 grammi di evo. Impastate, incordate, ok? Il sale mettetelo sempre alla fine per sicurezza, anche se non capita. Dimmi, ma Sotto ok, anche se non capita perché non succede niente, comunque il sale cercate di metterlo sempre alla fine, come abbiamo fatto col diretto. Sale, incorporare molto molto piano e poi entrate con l'olio, finite di incordare e la cosa identica mettete in cassetta. E lo tenete in questo caso solo 30 minuti a temperatura ambiente, non di più, con il timer, 30 minuti, perché qui abbiamo di base una spinta importante da parte della biga, ok? Quindi non possiamo andare a caso, dobbiamo andarci piano perché la biga spinge tanto e rischiate di far andare fuori lievitazione un all'impasto. paio di domande, posso? O hai... Un attimo, devo Ok, finire. vai. Appunto per questo si tiene 30 minuti e non di più, e si tiene non più 48, ma si tiene 12 ore a 5 gradi. È più che sufficiente perché non abbiamo più 3 grammi di lievito come in un diretto e ha bisogno di molte ore per poter maturare. Arriviamo a 48 con questa. Con una biga così importante, con un prefermento così importante al 50% sull'impasto, 12 ore di frigorifero sono più che sufficienti. Ok? Ok, Infatti, poi. Emanuela aveva un dubbio, dice, ma per la biga, quindi prima frigo e poi temperatura ambiente, non è il contrario? No, devi fare così. Ok, Fai così così, almeno è tutto fai come ti chiaro. dico io. Fidete. Poi, Manto il polvere va bene, chiedete? come piace, Certo, come piace. a Dede.
E dai, su, Mettici il miele, dai, mettici il dai, miele, lascia dai. sta sto malto, Oh, dai. ma è brutto lo zucchero. Va, lascia sta sto malto, mettici il miele, mettici lo zucchero. Non si può fare una biga al 30%, chiede Elisabetta. Volendo sì, da questo impasto qui, che io ti ho dato per primo, il diretto che abbiamo fatto insieme, tu te la giochi come ti pare, in realtà. Vi sto dando una grande lezione di vanificazione. Da fa per conto vostro. Se tu invece di impastare il giorno dopo con la biga vuoi impastare invece che a 12, come ti ho detto, vuoi andare a 24, ti fai il 30% in biga e non il 50. Capisci? Ok? Ci siamo. Io spero che questa cosa ve insegni un attimo a gestirvi anche con i tempi, con le cose. Non è difficile, basta pensarci un attimo se ci riflettete. Ciao Col 74, grazie di essere passato. Cirasella, scusa, la biga 5 ore in frigo e 8 a temperatura No, ambiente? la biga la devi tenere 10 ore in frigo a 5 gradi e poi la tieni 8 ore a temperatura ambiente. Quindi si deve fare comunque le sue 18 E vai col tango. ore. Allora, poi pulisci lungo. Pulisci lungo, mettiamo tutta quanta la farina, gli 8,50 V300 e 150 di semola e la mettiamo in autolisi con 600 grammi di acqua, ok? Quindi 600 grammi d'acqua, tutta farina, mescoliamo bene, assicuriamoci bene. Guardate, volendo potete anche buttarla in impastatrice, così siete sicuri, capito, che proprio beve tutto, quasi incordata, cioè senza paura, solo acqua e farina. Quindi 600 grammi d'acqua e 1 chilo di farina di mix, che abbiamo sempre quello, 8,50 e 150. Vi preparate questo pulish e ve lo mettete in una cassetta scoperta per 4 ore in frigorifero. Ma che è già passata l'ora, non ci posso credere. No, Perché non mi hai smosso tutto? la rimetto a posto. Stava a 8. Allora, mettete in frigorifero scoperto perché così il freddo del frigo arriva prima. Questa massa vi si deve proprio freddare bene. Quando è ben fredda, la mettete nell'impastatrice, aggiungete i 100 grammi d'acqua che mancano per arrivare al 70%, i 20 grammi di sale, i 25 grammi di evo, i 3 grammi di lievito secco oppure i 9 grammi fresco. Sciogliete sempre, mi raccomando, magari quel lievito scioglietelo in quei 100 grammi d'acqua che andiamo ad aggiungere dopo e siamo a posto. Senti, è dall'inizio. Questo perché io l'ho fatto, perché ve l'ho proposto, perché io so che c'è gente che, punto primo, non c'ha l'impastatrice, punto secondo, c'hanno impastatrici del dolce forno, punto terzo, c'hanno difficoltà ad incordare. Punto quarto, non tutti hanno una Caputo rossa che assorbe in questa maniera, quindi magari mandate a prendere una farina del Lidl che vi ho indicato l'altra volta, quella a 24 e 48 ore, che va benissimo, però non assorbe come la Caputo rosso. Lo so perché a questo punto l'ho provata, ve lo posso dire. Se invece voi fate, non avete una Caputo rossa, cioè avete delle farine che assorbono meno, questo sistema qui del pulish lungo vi aiuta moltissimo perché andate praticamente a fare un'autolisi importante in frigorifero di 4 ore, tirate fuori una massa freddissima per cui vi si incorda tutto, vi si incorda pure il burro d'alco in questo modo. È proprio un discorso di comodità. Senti, voglio farti Non una. c'ha sapori particolari, non dà profumazioni particolari. Questa è una cosa, un jolly che si deve giocare chi ha problemi con Il l'incordatore. cuoco è dall'inizio Punto. della live che si pone questa domanda Il amniotica, cuoco, però dimmi. noi già gli abbiamo risposto perché l'ha chiesto anche un'altra ragazza, ma forse lui non era attento in quel momento. Sì. Mi dice perché lo chiami Pulish? Ah, ancora. Perché sì, perché mi va di chiamarlo Polish. Ah, perché ti va di chiamarlo Pulisci? Ma spiegaci però un attimo Non lo questa so, cosa. ma è venuto così in pulice lungo. Quindi, cioè, perché, non Non lo essendo so. una cosa, cioè una preparazione sua, cioè nel senso è una preparazione sua Non lo personale, so. cioè una ricetta personale, ha deciso di chiamarla Pulisci, Mi anche piaceva perché. sta cosa del pulice lungo. Non ha niente a che vedere con Marco Lungo, anzi, se mi sente sta ricetta mi uccide.
Però io poi alla fine vedo i risultati. Pulisci lungo perché il pulisce io ho sempre detto, e non è che me lo rimangio, è vero. Un pulisce in realtà ti dà dei buoni risultati già dopo 40 minuti. Dopo 40 minuti di scusa, di pulisce, l'autolisi ti dà già una buona resa dopo 40-50 minuti. Siccome Questo no. questa qui è un'autolisi che mi va avanti 4 ore in frigorifero, non lo so perché mi è venuto a chiamarlo così, perché autolisi lunga non mi piaceva, mi piaceva pulici Quindi lungo. posso sottolineare una cosa, perché se no, se non lo Perché fai tu, poi lo farò io. scusatemi, perché poi in realtà, se tu ci pensi bene, dopo 4 ore comincia ad esserci un minimo, ma ti dico proprio un minimo di fermentazione spontanea. Per cui in realtà, se ci pensi bene, non c'ho tutti i torti a chiamarla Pulish dopo 4 ore. Dai, Spider, facci sapere come va. Farina Petra? Buona? Quale farina Petra? Scusa, Marco Petra 1. Sì. Buona. Allora, io voglio dire una cosa anche al cuoco, ma ovviamente in generale. Regà, voi oggi avete, non so se vi rendete conto, io ve lo dico perché avete la fortuna di aver appreso delle ricette nuove. Queste non ve le insegnano perché questo è, soprattutto quel pulici lungo finale, è il risultato di una serie di esperimenti, di una serie di studi, di esperienza anche che ha fatto mia madre, per cui è arrivata ad avere quella cosa lì, con cui lei si trova bene, con cui lei lavora bene, ma che è una cosa prettamente sua. Quindi, ragazzi, qui non stiamo a fare scuola, qui No, non assolutamente. stiamo tra i banchi a insegnare la scuola. Ci stiamo Stiamo divertendo. sperimentando No, insieme, ci stiamo cioè, divertendo a fare delle pizze le pizze buone buone. sperimentando, cioè Ecco. lei sperimenta, ma non adesso qui con voi che vede una ricetta che non sa manco quello che viene fuori, dopo averla fatta, dopo averla provata, aggiustata, eccetera. Quindi oggi, ragazzi, grandissima live secondo me per quanto riguarda questo. Mi piace tantissimo il fatto che eravate tantissimi. Bene, Mi sarebbe piaciuto bene, tantissimo avere qualche dimostrazione bene. Vabbè, di dai. sostegno. Però io vi voglio dire una Va cosa. bene Lei così. prima ha anticipato Va bene così. una bella ricetta che andremo a fare Sì. molto presto. Guarda, stai qua. No, vieni più qua tu. No, no, va bene. Vieni più qua tu. Allora, come abbiamo fatto con gli hamburger. Ma figuratevi ragazzi, ma cioè, noi ve lo regaliamo con tutto il cuore questa live. Come abbiamo fatto per gli hamburger, cioè dove mamma ha fatto prima la live dove ha fatto il pane e poi io vi ho fatto vedere come cuocere la carne, faremo lo stesso con una ricetta tipica di Filadelfia, che è il cheesesteak. Il cheesesteak Buono. è nient'altro che, molto semplicemente, una baguette con gli straccetti. Maria Giovanna, grazie per i 60 bit, sei stata fantastica. Grazie, Grazie, Maria Giovanna, Giovanna. grazie. Quindi, vi stavo dicendo, è una ricetta di Filadelfia, buonissima, e non è nient'altro che una baguette con gli straccetti e il cheddar fuso. Barbara, ho conosciuto a Cagliari e sapevo già della sua generosità. Grande, Gabriele. Grande, A grande. Cagliari dove? Da Gianna? Guarda che giornata, quanti eravamo quel Bellissima. giorno. Lei me lo racconta sempre con gli Abbiamo occhi a cuoricino. fatto delle pizze stupende. Gianna ha un forno, un fontana, pensa, dentro in taverna. Ha fatto fare proprio la canna fumaria e c'ha quel forno lì dentro casa. E abbiamo fatto, sì, abbiamo fatto le pizze meravigliose quel giorno. Fantastico, ho Che seguito poi è delle venuto giorni. Gianfranco, ci ha portato le farine che... I grani suoi sardi, i grani duri sardi, abbiamo fatto il pane. Bella giornata. In 2 giorni abbiamo Comunque fatto. ci ringraziano tanto. Sonia Fly ha Grazie. seguito il religioso silenzio, una parola sola, grandissima. Grazie. No, vabbè, comunque io aspetto ancora voglio aspettare ancora qualche minuto. Chi vuole andare a preparare la cena lo faccia, chi ha capito lo faccia, non vi voglio trattenere di più. Mi voglio proprio soffermare ancora qualche minuto con voi, proprio per dissipare qualche dubbio, se avete domande sulle farine, per esempio, che avete a casa, se possono andare bene, se non possono andare bene, se le dovete comprare, che cosa vi posso consigliare.
perché è importante, insomma, cioè si parte comunque, ragazzi, sì, anche dalla materia prima. Me l'ha detto nella poesia Marco quando è arrivato, basta un po' di farina buona e un po' di fantasia, fantasia proprio in modo di dire, giusti condimenti, perché comunque la pizza romana è tecnica, è molto tecnica, è molto, non è facile da fare, ragazzi. Cominciamo però, perché se mai nessuno vi dice come iniziare. Io vedo delle pizze romane, veramente c'è tante semane nei capelli. Allora, ragazzi, voglio Veramente. assolutamente rispondere Che è a Cabo successo, ma? Chap. Cabo Chap. Ah, ecco. Non, occhio a non appoggiarti. Non mi appoggio. Cabo Chap, vieni qua, vieni qua. No, sotto, no, mi fa male qui, sotto tutta sotto. Mettetele qua. Dai, Vieni, ci sto io oh, là. Vai. ok. Dai. Allora, Cabo Chap, i corsi continuano. Questo che abbiamo fatto oggi è una live su il contenuto che riguarderà i corsi della pizza romana. Quindi abbiamo voluto regalarvi queste ricette. Questo non è Ovviamente nel corso. una ricetta completa della pizza romana, è molto più complessa, è molto più articolata, ci sono Esatto. molte più varianti. È chiaro che io ho dato un piccolo assaggio per poter fare una pizzetta a casa amatoriale che assomigli davvero a una pizza romana e non a qua roba che io vedo su YouTube, su Facebook, insomma, Ragazzi, ecco. farina Oh. consigliata, ovviamente la Caputo Rossa che abbiamo usato Sì, la noi. Caputo La Rossa, Petra 3 va sì. bene, chiede Sì, Alicò. Va certo. benissimo Sì, anche la la Petra Petra anche 3. va bene. Molino Rossetto Attenzione, ragazzi. 3,30. Sì, anche Molino Rossetto Molino. 3,30. Allora, attenzione alla Petra, ragazze. Una farina molto buona di sapore, ma ha un glutine molto, molto tenace. Per cui dovete fare attenzione. Grazie Spider per i 100 bit, grazie. Grazie. Grazie, man. Dovete fare attenzione nella fase dell'impastamento con le Petra. Tutte, tutte quante, dalla prima all'ultima, almeno quelle indicate per pizza, pane, eccetera. Dovete fare attenzione all'impastamento. Appena vedete che l'impasto è incordato, fermatevi. Non andate oltre, non incordate a ferro, Esatto. perché altrimenti sviluppate un glutine talmente resistente che poi ve lo ritrovate tutto in stesura. Ok? E seconda cosa, fate questo e anche con i panetti, fate attenzione. Perché sono molto molto è una farina molto molto tenace, è bastarda, è una farina molto molto bastarda, non ha quella scioglievolezza, quella morbidezza, capito? Ha un glutine molto tenace, grazie, Grazie ma per il quanti beat, bit Pippo. che ci stanno Grazie regalando, ragazzi, siete stupendi. grazie Grazie, ragazzi, grazie, grazie. grazie. Allora, non trovo la Caputo Rossa, però se Parisi, come hai sentito, la Petra, la Molino Rossetto 330, Sì, insomma, sono tutte cose che sì. possono andare bene con le giuste accortezze. Allora, non la, Melina, non Scusa, potrai scusa, rivedere scusa, la live. scusa, devo un attimo rispondere a Steparisi. Non trova la Caputo. Allora, Steparisi, grazie. Elisa, grazie per i Ma 100 bit. grazie. Grazie ragazzi, Allora, siete stupendi. vai alla Lidl e vai a prendere quella farina che abbiamo usato l'altro giorno, che non mi ricordo che ci abbiamo fatto. Che ci abbiamo fatto con qua la farina? I panini per gli hamburger. No, ci abbiamo fatto proprio l'impasto a mano della Ah, è pizza. vero, l'impasto quello a mano della pizza, è vero, c'è ragione. Grazie Pippo, Allora, grazie Bibi. Steparisi, vai a prenderti questa. Oh, aspetta che me la metto qui così vedi meglio. Vai a prenderti questa Lidl. 12-48 ore, vedi? È una farina 00. Calcola che questa poi ho saputo che è la farina della 5 stagioni. Oh, è un mulino importante, industriale, ma importante. Però assorbe meno. Quindi se prendi questa, non ti dirò mai metti meno acqua, perché se no non va bene. Devi fare l'impasto quello col pollice lungo. Appunto perché questa è una farina che assorbe un tantino meno. Ok? Quindi usa questa, se non trovi altro. Poi se trovi la Petra 1, la Petra 3, oppure trovi come si chiama quell'altra, la Rossetto 330, quella al supermercato si trovano però, perché questa è vero che è buona, io l'ho detta anche a quel ragazzo che me l'ha consigliata.
È una buona farina, anche in stesura, insomma, si stende bene, non si buca, ha un glutine molto resistente, però non sa di niente, ragazzi, non sa proprio di niente, giusto perché ci andiamo a mettere un po' di semola, Allora, Pippo Laila che dà intanto. un po' di rusticità, perché se da sola va sicuro che proprio niente, sa di niente, mentre la Caputo Rossa ha un suo corpo, un suo carattere, un suo sapore, La lo sa. Timiglia è debole, dice il cuoc. Esser Grimaldi, grazie per il No, la bit. Timiglia. E invece Pippo Laila si è scatenato con i bit. Adesso, Oh, vedete grandissimo. Spider che dice che me l'avevano già detto. La Caputo Rossa, che è poi la cuoco, si trova alla Carrefour, ce l'hanno, Allora, ok? Esther ci torna un bit e ci dice: sono abbonato al canale YouTube, corsi di pizza e pane. Non ci si annoia mai di Barbara e con Barbara, grande. Barbara, cosa ne pensi della procedura per fare, di fare una puntata di 2 ore in staglio e a petto di tante ore in frigo, dice Elisa. Sono tua nuova abbonata su YouTube. Beh, grande Pippo Laila, grande, grande, Grazie, grazie. grazie, questo è importante. Barbara, cosa ne pensi della procedura di fare una puntata di 2 ore staglio e appretto di ta... No. Ah, vuoi fare l'appretto subito dopo e poi fa... No. Ti dico no. Mi dispiace. No, ma non è lei che lo propone. Lei dice: cosa ne pensi della E procedura ti dico che di no. sta Ti dico che ne dietro? penso no. No, credo che racchiuda E quando è molto no, è il no. So concetto. due lettere che dicono tante No, cose. no, per la teglia c'è un senso, ma per le tonde Vedi, Fabiola dice che la Caputo Cuoco si trova anche al Decò. no. Quindi, raga, Vedi, vedete informatevi, che si ragazzi. comincia a trovare E finalmente. comunque ordinare online ormai è Vabbè, ma talmente. paghi più di spese di spedizione e di farina. Se Vabbè, ci sì, quello stanno i c'ha ragione. supermercati che No, ci è vero, stanno, se che non ce devi fare grossi l'hanno. ordini non ti Che conviene, poi certo. tante non lo sanno che il sacco rosso. Pippo Laila, ma Grazie. grazie, ma come ti devo ringraziare adesso? Scusami, come posso ringraziarti? Sacco rosso è cuoco, è la cuoco, capito? Quindi tranquilla. Poi vedete dalle proteine, guardate, mi pare che c'ha 13, non so. Vabbè, Elisa, la maestra ha detto no. No, Quindi, se no, no è no, 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 c'è poco da fare. Io con Amazon ho speso 8 euro per 5 kg di Caputo Cuoco Rosso e al Carrefour costa circa no. Hai capito? 1,30. No, vabbè, ragazzi, vi dico quanto la pago io. Il sacco rosso alla metro costa 17,25 euro. Pensate quanto se ne approfittano. Sì, Denise, Mamma mia. prima è stato detto, questa Caputo, come si chiama quella nuova? La Caputo? nuvola. No, la nuvola, lei dice al tigre, ho trovato Caputo Pizzeria Rossa, è la stessa cosa? Penso Pizzeria rossa, Caputo? Vabbè, rossa ce n'è di una sì. sola di Caputo, eh? Quella, la rossa pizzeria è quella. Ma la pizzeria è blu. Blu pizzeria. È Ah, più leggera. quindi o è blu o è rossa, ragazzi. Se è blu è pizzeria, se è rossa è rossa. La cuoco la trovo pure a Dublino. Adesso certo, 2 Dai. euro un chilo, ma Ma vabbè, la certo, Caputo la cioè. trovi dappertutto, pure in Australia la Lì usano. ovviamente la pagherai un po' di più, però voglio dire, la qualità è qualità. Ieri ho fatto i vostri panini hamburger. Come sono Beh, avvenuti, Pippo, buoni. Lala? Dimmi, 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 che io sono curioso. Anche su Carrefour, ah no, anche su Caffè Super c'è la Caputo e non si pagano le spese di spedizione. Vedi, Antonella? Vai, Bella però tocca svolta, vedere quanto brava, Antonella. costano però, perché quando non paghi le spese di spedizione caricano sul prezzo. La pizzeria blu, comunque la pizzeria blu della Caputo dice che ha Io la cambiato il uso d'estate. packaging, Ah sì? Sì, eh? da mo. Ma io la uso l'estate, quella la uso l'inverno. In pieno inverno io uso Blu Pizzeria, Ciao Elisa. sia per il pane che per la pizza. Invece l'estate mi butto sulla rossa perché è un po' più forte, con le temperature che si alzano sto più tranquilla. Quindi adesso se la trovate compratevi rossa o cuoco, che è la Che stessa è la cosa, stessa roba. e poi st'inverno ne parleremo e Sì. prenderemo Vedi, la Maria blu Santina dice che si pizzeria. trova pure pizzeria rossa, vedi che probabilmente c'è qualche differenza. Mi fai poi sapere da qualche parte, quando ci sentiamo, quante proteine ha questa pizzeria rossa, che io non ho mai Fateci sentita. sapere che si scopre sempre roba nuova. Allora, Mai ragazzi, io sentita. direi che è tutto. La prossima live è dopodomani, quindi vi aspettiamo dopodomani per la formatura e la cottura Sì, di questa pizza che abbiamo fatto oggi. io la mattina, chiaramente io non lo porto a 48 perché ho i tempi di lezione, insomma, di live con voi. Io faccio il video, tolgo dal frigo, riprendo tutto, staglio, faccio i panetti e quando sono pronti, intorno alle 6, 6 e mezza, mi collego. Cominciamo a stendere.
Facciamo la precottura, facciamo la cottura diretta, facciamo la cottura sull'F134 e facciamo la cottura sul forno di casa. Esatto. Così abbiamo tutta la gamma, ok? Però a me quello che mi interessa, oltre alla stesura e oltre a farvi... Guardi io come sta, guardi io come devo sta. Barbara, sei officina, come il canale Twitch, Quello Antonella. che mi interessa è farvi vedere, insomma, questo tipo di precottura che io ho ideato, che faccio per la romana, che è l'ideale, anche per chi sta a casa, insomma, se ve lo volete vi volete preparare le pizze con un giorno d'anticipo, ma addirittura i ragazzi che stanno a casa, che stanno soli, magari, no? I single, eccetera, che se vogliono un giorno si dedicano, un paio di giorni si dedicano a fare sta cosa, si preparano una decina di basi, se le mettono bene, poi vi faccio vedere come. Grazie, Grazie grazie Manuela. ancora Emanuela. Ve le preparate, ve le mettete anche nel congelatore, ve ne tirate fuori una la sera, cioè avete fame, arrivate a casa, ve ne tirate fuori una, pomodoro, mozzarella al forno, e ci avete la pizza pronta, e non comprate quelle schifezze surgelate, o peggio che mai quelle basi pronte, che sono una cosa terribile, terribile, Allora, ok? rispondo a Bubola. Come rispondo a tutti gli altri ragazzi, questa live non rimarrà online. Sì. Questa live, chi c'era c'era, chi non c'era non c'era, mi Chiudiamo. dispiace, non è per cattiveria, ma perché ci sono dei corsi in piedi dove noi non diamo esattamente queste indicazioni, ma ce ne sono molte che sono all'interno del corso. Ovviamente i corsi sono più approfonditi, sono più, come dire, personalizzati anche a seconda delle necessità che avete. Quindi, se veramente avete voglia di capire fino in fondo quello che oggi è stato detto velocemente, no, più o meno velocemente, poi insomma l'abbiamo spiegato bene, l'abbiamo ripetuto 2 volte, veniteci a trovare sulla pagina Facebook Officina Pan Club, Officina Crusca Urbana Pan Club, dove potete iscrivervi ai corsi di Barbara Frangi, quelli ufficiali. Allora ragazzi, io vi saluto, ci vediamo dopodomani per concludere questo discorso che abbiamo fatto. Mi dispiace, non ve la prendete per il fatto che io adesso qui vado a chiudere tutto, non lo Tranquilla. cancello il video, lo oscuro soltanto, me lo tengo, perché non è detto che poi un domani non me lo scarico e non cercherò, insomma, di farvelo magari avere da qualche altra parte. Vediamo, vediamo, perché insomma, quando faccio queste cose mi dispiace, grazie Pippo Grazie, Raisi, Pippo. mi dispiace sempre, insomma, mandarle perdute, per cui io una copia me la tengo sempre di queste cose, però capite a me, io lo devo togliere, perché non ci siete solo voi che siete così carine, fate gli abbonamenti, mi mandate i bit, mi date queste dimostrazioni di gratitudine, di affetto e che mi seguite e tutto quanto, ma ci sta pure chi, insomma, di queste cose poi alla fine se ne approfitta. E Dai. quindi dobbiamo toglierla per forza. Perdonatemi, ma dobbiamo toglierla. Io vi do un bacio grande grande. Ora, appena finisco qui, vi mando tutte le dosi e tutte le spiegazioni su Telegram, ok? Così. Le dosi ve le mandiamo, Sì, non lo preoccupare. le dosi, le ricette ve le mando, va bene? D'accordo. Ciao ragazzi, ci vediamo dopodomani per fare la pizza. Grazie a tutti che le sono passati, grazie per i Sì, beat, siete stati veramente fantastici. Per bellissimo. la compagnia eravate tantissimi e speriamo di essere sempre così Oh, tanti. poi c'è in programma anche questa cosa che do dobbiamo fare con Angus. Facciamo le baguette, le facciamo insieme e facciamo questa preparazione. Dov'è che la Il fanno? Il cheesesteak, cheesecake. tipico fi di Filadelfia. Filadelfia. Tipico di Questo Filadelfia. su pure Rocky mi sa che si mangiava sta cosa a No, Rocky Filadelfia. si mangiava solo quel Oh, Rocky si mangiava sta roba, quello stava a Filadelfia. Spider, Pippo, Vai, Pippo, grazie, che dai là. belli che siete. Grazie, Ciao grazie ragazzi. ragazzi, grazie di tutto, dei beat, che ci avete seguito così numerosi. Siamo contentissimi, è stata una bellissima live e ci vediamo, appuntamento dopo domani, quindi giovedì alle 18:30 per continuare con la pizza romana. Non mancate ragazzi, non Ci vediamo. mancate perché anche quella sarà la stessa modalità, quindi poi la oscuriamo, Sì. non rimarrà. Jenny, non ti preoccupare che mo mandiamo, se stai su Telegram, mandiamo le dosi su Sì, Telegram. mandiamo le dosi. Dai, però Gianni, tanto giovedì ci sei sicuramente. Giovedì è un po', tu impasti, quindi non è a te, magari ti basta una dose e all'impasto ci arrivi. La cosa importante è giovedì, ok?
Adesso la stesura e la cottura, quella è la lezione veramente importante. Quella fondamentale, ragazzi. Ok, d'accordo? Vi si Bacio. vuole bene. Ciao, Ragazzi, sono ragazzi. stanca, ho fame, Andiamo a voglio mangiare. mangiarmi e voglio pure una beve una birra. Buona cena a tutti, Così vi ragazzi. imparate, ciao. Aspetta un attimo. Aspettate un attimo. Vuole uscire di scena così. Vai. Fatti vedere dai tuoi fans. Ragazzi. A giovedì, ma vi pare una matta o no? Pensa che io Non stavo è che ci vuole sempre dal così. cappelletto. Io faccio l'impasto però così giovedì si cuoce. Dai, 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 Cinzia, dai. Dai. Oh, io non ho più letto. Come. Chi ha fatto hamburger? Mi ha detto ho fatto gli hamburger. Com'è andata? Hanno postato sul gruppo, ma te sul gruppo non ci vai mai, Ma postate e taggatemi su quello che mettete. Grandissimi, grande Lo Barbara e vedi, buona birra, Gianni? Vedi la mia grazie foto. Dai, mi faccio una birozza fresca mille. Mo perché vado a stasera vedere, ho pure smesso di fumare, cazzo, sono nervosa. Io sono proprio nervosa. Ho smesso di fumare, Mannaggia. Aspetta che mi sa che Gianni ti ha mandato una foto ma. Che mi ha mandato già? Vabbè, in privato perché dice ma se ne andiamo mo adesso, cioè dai. basta, no? Basta. Che mi ha mandato? Che è Chi è là? successo? C'hanno sentito. Buongiorno. Ma se Parisi, Ma ma. se Parisi si è iscritta per il secondo mese consecutivo al canale, Quindi che vuol Ste dire che c'ha in pastino Ste Parisi? Parisi Ormai Ste Parisi scrivici sta. una Dai, cosa, scrivici una cosa così vedo. che vediamo se c'è Voglio vedere che disegnino l'impasto. c'hai. No, ma sei il terzo mese l'impasto. Non vorrei dire una cavolata. No. O vedi che è impasto? È calla A Ste che ora Parisi. giù? È impastino, sei diventato un impastino, Ste Parisi! Ah, sempre alle 18:30 giovedì, ok? Vedi la mia foto e dimmi come Jenny. sto, No, Jenny. Ma Jenny, dove? Giuseppe. Ma dove me l'ha mandata? Ma no, su WhatsApp. Jenny mi scrive su Messenger. Su Messenger, Jenny. Dai, vediamo sta foto. Oh, poi me ne vado. Basta. A Jenny, stiamo a fare uno sgaro, eh? Allora, dove ce l'hai la chat qui? Eccola. Eccola. Vediamo un po' la foto di Jenny. Cinzia. Ah, Questa è Cinzia che mi manda la foto di. Non mi è arrivato niente a me, Jenny. Gianni, qui non ci è arrivato Ah, Jenny, ma niente. che ci Insomma, ci stai a sta prendendo. trollare? Ma che ci stai a Ma che ci trollare? stai a trollare Come si. già? 18:30. Beh, vabbè, dai, mo' a capo. Vabbè, mo non sta a fare il Non sta a fare il fiscale. fiscale per mezz'ora. Io devo andare alle 18:30. Allora scriveremo impasto maturato 47 ore e mezza, va bene? Ma che poi, ma che Così. stai a dire? Scusa, Eh eh? sì, So, perché. è 8 adesso, sì, è vero, c'è Perché sono le ragione. 8, quindi. Sentite, tanto gli impasti miei soffrono sempre, sempre, sempre. Ma voi non dovete fare quello che faccio io, voi dovete fare quello che dico io, che è molto diverso. Fai quello che dice, non fare quello che fa. Ma quanto sono bella questo cappello, raga, io non me lo levo più, tutta estate Sei così. fantastica. Tutta estate così. Ah, la foto del lievito. Ok. Ah, lievito, sì, abbiamo visto, Quello di è quello, Cinzia cinque l'abbiamo visto. stagioni. Senti, mo se mi vede attimo, questo capirai. Cosa è contento? Vabbè. Ha detto Gabbo che sei stupenda. È vero, raga? È vero che sono Allora, stupenda? raga, io ringrazio ancora Ste Parisi per Dai. l'abbonamento. Sei una grande, Stepa. Grazie perché ci segui sempre. Ci sei sempre No, Steva, vabbè, tocca come falla. dede, Scusate, come. ragazzi, Sì. senza offesa, ma ci sono delle ragazze qui. Mo' qualche Qualche vippetta. vippetta bisogna. VIP, no, vippetta, Qualche VIP. vips. Qualche VIP bisogna nominarlo. Qualche vips faremo. Cinzia, dispiace, ti devo purtroppo bannare quel messaggio Che cos'è? e non leggere, per favore. Maledizione. Cinzia sottosale, che ha E scritto? niente, una citazione che però lei non. Purtroppo Twitch è molto cattivo da quel punto di vista, Ah sì? ragazzi, sì. Molto Mica ho cattivo. capito Evitiamo sempre citazioni di quel genere perché poi ci rompono in scatola a io. noi. Sì, infatti. E sì, vabbè, Ma tanto cazzo mo' c'entra chiudiamo. questo lì, Tanto mo' che. Carez? Ecco, ha dovuto dire. L'hai No, dovuto dire per va forza. T'ho bene. detto non leggerlo. Ha dovuto dire. Va bene ragazzi, meno male che non rimane in live. Ciao, 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 Ciao ciao. ragazzi, A a presto, ciao, 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 ciao. giovedì.